Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino. E da Luca Viscati. Siamo qui con Pro 7, parliamo di un trolley, come potete apprezzare, realizzato da Manfrotto. La cosa geniale di questa soluzione, che adesso vi andiamo a mostrare in funzionamento, è la possibilità di avere un paio di stringhe, ovviamente regolabili quanto a grandezza, utili per andare a fissare in questa posizione un treppiede. Risulta ovvio che nella gamma Manfrotto ce ne siano tanti, ne abbiamo recensiti diversi, vi invitiamo ad andare a vedere quelli che abbiamo recensito noi e vi invitiamo anche poi a visitare il sito del produttore se volete avere una panoramica ampia. In questo caso parliamo essenzialmente di capacità di trasporto di treppiedi a singolo tubo, quindi non nel doppio tubo generalmente utilizzato per esempio come base per le teste video corpose per andare a fare panoramiche e filmati di carattere decisamente professionale in quel caso. In questo modo riuscite ad avere il trasporto utilizzabile e fattibile per treppiedi invece più compatti. Treppiedi che potete appunto gestire attraverso il supportino che vi permette, una volta che arrivate ad aprire il tutto, vi permette di avere ottima protezione e spazio interno anche per quanto riguarda i vari componenti. Qui vediamo per esempio un faro a Manfrotto, parliamo di ML840, noto anche con il nome di Maxima LED Light, lo vedremo a brevissimo in una recensione separata. Qui abbiamo per esempio uno scompartimento, come vedete io ho modificato il layout, anziché avere due piccoli loculi generalmente riconducibili a una sezione quadrata, volume, forma di cubo, in questo caso abbiamo un parallelepipedo. Come vedete, quindi ho rimosso semplicemente utilizzando il velcro, ho attaccato il separé alla paretina e qui abbiamo inserito una camera. In questo caso, appunto, parliamo di videocamera Panasonic, X900M. Nella parte centrale abbiamo un'altra camera, in questo caso abbiamo un vano vuoto. All'interno di questo vano stava la camera che stiamo utilizzando appunto per fare la review. Qui abbiamo un'altra Panasonic FZ62, ultimo prodottino, ve li abbiamo spacchettate da pochissimo, insomma, sia la X900 che la FX62, vi invito ad andare a vedere i focus che vi abbiamo realizzato sopra. Per quanto riguarda il vano inferiore, qui abbiamo l'alimentazione del laptop che abbiamo inserito nella busta in neoprene che vi facciamo vedere a brevissimo. Nella parte opposta del vano centrale abbiamo sempre il medesimo sportellino che ci permette di mantenere in sede i vari accessori. Questa parte noi abbiamo per esempio condensato gli accessori della camera, li trovate qui, trovate per esempio il telecomando e c'era anche il supportino per gli accessori. Abbiamo inserito l'alimentazione, il caricabatterie della fotocamera e l'alimentazione della Lumix e l'alimentazione della videocamera. Come vedete, quindi gli spazi sono assolutamente facilmente gestibili, non c'è particolare ostacolo in tale utilizzo, dipende ovviamente dai gusti di ognuno. Il tutto, come abbiamo mostrato poi nello spacchettamento, è assolutamente configurabile a piacere. Tutti i vani sono separabili e sono ovviamente riconfigurabili in base ai vostri accessori. Noi qui appunto abbiamo inserito tre camere, un paio le vedete, appunto una stiamo utilizzando, un faro, alcuni alimentatori, un telecomando e un supporto per accessori, tuttavia ovviamente il layout appunto è personalizzabile. Per quanto riguarda, chiudiamo quindi con la visione diretta del supportino dedicato al laptop, quindi noi possiamo andare a estrarre in pratica la nostra busta in neoprene e possiamo andare a vedere il contenuto, vediamo quindi di estrarlo. Come vedete, il tutto è gestibile addirittura con una mano sola, con estrema semplicità. Vediamo quindi di aprire la stessa busta così da mostrare la fattibilità del tutto. Notate come il laptop sia gestibile semplicemente aprendo appunto la bustina. In questo modo quindi avete nella parte poi superiore un paio di tasche dove inserire per esempio dei filtri, dei tappi per gli obiettivi, utilizzi che possono essere ovviamente riconducibili a elementi sottili e facilmente tascabili, come appunto mostrato nello specifico. Il tutto ovviamente è dotato di manico estensibile e per quanto riguarda il manico in questione, vediamo, chiudi pure,
Vediamo quindi di far vedere il tutto come estensione superiore. Come potete apprezzare, il tutto è assolutamente utilizzabile perché raggiunge appunto l'altezza uomo. E per il trasporto è assolutamente utilizzabile. Il tutto si chiude ovviamente con la possibilità di utilizzare l'etichetta per inserire i propri dati personali. In questo caso appunto è rimasta l'etichetta presente di default, tuttavia è assolutamente personalizzabile. Ora quindi il tutto direi che lo possiamo concludere così. Come vedete la gestibilità è davvero molto buona e lo spazio di bordo, come vedete appunto abbiamo utilizzato il tutto per effettuare il trasporto di una serie di accessori che ci servivano insomma per riuscire nella conclusione di alcuni focus che a breve pubblicheremo per voi. L'abbiamo quindi utilizzato in prima persona proprio come mezzo di protezione delle camere che appunto abbiamo inserito all'interno e funziona, visto l'ottimo spessore, che vi permette non solo quindi di proteggere il laptop, ma anche i vari componenti che inserite all'interno. Ora è tutto, il Pro 7 Roller direi che è davvero davvero un ottimo acquisto e anche molto gestibile perché avete un paio di maniglie, quindi oltre a quella superiore avete un paio di maniglie laterali, una qui e una dall'altro lato, che vi agevolano nel momento in cui voi andate per esempio a caricare il tutto in macchina. Ora la panoramica, la review insomma su questo trolley la farei chiudere così, non credo ci sia francamente altro da aggiungere. Ufficialmente viene a 389, dando comunque una spulciata ad alcuni store online lo si trova intorno ai 350. Questo ovviamente sempre considerando qualche prezzo meno. Poi se trovate qualche ottima offerta vi si invita insomma a segnalarla nei commenti così da permettere a tutti di rimanere facilmente aggiornati. Ora è tutto, davvero si rinnovano i complimenti a Manfrotto che di volta in volta va a creare prodotti sempre davvero parecchi interessanti. Ora abbiamo concluso, vi si ringrazia dell'attenzione, vi si invita a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino e da Luca Viscardi. Ciao! Ciao!